Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme, lì dove in questi giorni regnano dolore e silenzio. È risuonato l'annuncio atteso da secoli. È nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Sono le parole dell'angelo nel cielo di Betlemme e sono rivolte anche a noi. Ci riempie di fiducia e di speranza sapere che il Signore è nato per noi, che la parola eterna del Padre, il Dio infinito, ha fissato la sua dimora tra noi. Si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco la notizia che cambia il corso della storia. E quello di Betlemme è l'annuncio di una grande gioia. Quale gioia? Non la felicità passeggera del mondo, non l'allegria del divertimento, ma una gioia grande, perché ci fa grandi. Oggi, infatti, noi esseri umani, con i nostri limiti, abbracciamo la certezza di una speranza inaudita, quella di essere nati per il cielo. Sì, Gesù, nostro fratello, è venuto a fare del Padre suo Padre, nostro Padre. Fragile bimbo, ci rivela la tenerezza di Dio e molto di più. Lui, l'unigenito del Padre, ci dà il potere di diventare figli di Dio. Ecco la gioia che consola il cuore, rinnova la speranza e dona la pace. È la gioia dello Spirito Santo, la gioia di essere figli amati. Fratelli e sorelle, oggi a Betlemme, tra le tenebre della terra, si è accesa questa fiamma inestinguibile. Oggi, sull'oscurità del mondo, prevale la luce di Dio che illumina ogni uomo. Fratelli, sorelle, rallegriamoci di questa grazia. E uisci tu che hai smarrito fiducia e certezze, perché non sei solo, non sei sola. Cristo è nato per te. E uisci tu che hai deposto la speranza, perché Dio ti tende la mano. Non ti punta il dito contro, ma ti offre la sua manina di bimbo per libertarti della paura, sollevarti dalle fatiche e mostrarti che ai suoi occhi vali come nient'altro. E uisci tu che nel cuore non trovi la pace, perché per te sei compiuta l'antica profezia di Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio e il suo nome sarà Principe della Pace. Con lui, nella scrittura, si vede che la sua pace e il suo regno non avrà fine. Nella scrittura, al Principe della Pace si oppone il Principe di questo mondo, che seminando morte agisce contro il Signore, amante della vita. Lo vediamo in azione a Betlemme quando, dopo la nascita del Salvatore, avviene la strage degli innocenti. Quante stragi di innocenti nel mondo, nel grembo materno, nelle rotte di disperati in cerca di speranza, nelle vie di tanti bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Sono i piccoli Gesù di oggi, questi bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra, dalle guerre. Allora dire sì al Principe della Pace significa dire no alla guerra, e questo con coraggio, dire no alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Questo è la guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi, perché se l'uomo, il cui cuore è instabile e ferito, si trova strumenti di morte tra le mani, prima o poi li userà.
E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi? Oggi, come al tempo di Erode, le trame del male che si oppongono alla luce divina si muovono nell'ombra dell'ipocrisia e del nascondimento. Quanti stragi armate avvengono in un silenzio assordante, all'insaputa di tanti. La gente che non vuole armi ma pane, che fatica ad andare avanti e chiede pace, ignora quanti soldi pubblici sono destinati agli armamenti. Eppure dovrebbe saperlo. Se ne parli, se ne scriva, perché si sappiano gli interessi e i guadagni che muovono i fili delle guerre. Isaia, che profetizzava il principe della pace, ha scritto di un giorno in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Ha scritto di un giorno in cui gli uomini non impareranno più l'arte della guerra, ma spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Con l'aiuto di Dio diamoci da fare perché quel giorno si avvicini. Si avvicini in Israele e Palestina, dove la guerra scuote la vita di quelle popolazioni. Le abbraccio tutte, in particolare le comunità cristiane di Gaza, la parrocchia di Gaza e dell'intera Terra Santa. Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pressante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo all'arrivo degli aiuti. Non si continui ad alimentare violenza e odio, ma si avvia a soluzione la questione palestinese attraverso un dialogo sincero, un dialogo perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e in Israele. Il mio pensiero va poi alla popolazione della martoriata Siria, come pure a quella dello Yemen, ancora in sofferenza. Penso al caro popolo libanese e prego perché possa ritrovare presto stabilità politica e sociale. Con gli occhi fissi sul bambino Gesù, imploro la pace per l'Ucraina. Rinnoviamo la nostra vicinanza spirituale e umana al suo martoriato popolo, perché attraverso il sostegno di ciascuno di noi senta la concretezza dell'amore di Dio. Si avvicini il giorno della pace definitiva tra Armenia e Azerbaijan. La favoriscano la prosecuzione delle iniziative umanitarie, il ritorno degli sfollati nelle loro case in legalità e sicurezza e il mutuo rispetto delle tradizioni religiose e dei luoghi di culto di ogni comunità. Non dimentichiamo le tensioni e i conflitti che sconvolgono la regione del Sahel, il Corno d'Africa, il Sudan, come anche il Camerun, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. Si avvicina il giorno in cui rinsalderanno i vincoli fraterni nella penisola coreana, aprendo percorsi di dialogo e riconciliazione che possano creare le condizioni per una pace duratura. Il Figlio di Dio, fattosi umile bambino, ispira le autorità politiche e tutte le persone di buona volontà del continente americano affinché si trovino soluzioni idonee a superare i dissidi sociali e politici per lottare contro le forme di povertà
che offendono la dignità delle persone per appianare le disuguaglianze e per affrontare il doloroso fenomeno delle migrazioni. Dal presepe, il bambino ci chiede di essere voce di chi non ha voce, voce degli innocenti, morti per mancanza di acqua e di pane, voce di quanti non riescono a trovare un lavoro o l'hanno perso, voce di quanti sono obbligati a fuggire dalla propria patria in cerca di un avvenire migliore, rischiando la vita in viaggi, viaggi estenuanti e in balia di trafficanti senza scrupoli. Fratelli, sorelle, si avvicina il tempo di grazia e di speranza del Giubileo, che inizierà tra un anno. Questo periodo di preparazione sia occasione per convertire il cuore e per dire no alla guerra e sì alla pace. No alla guerra, sì alla pace. Tempo per rispondere con gioia all'invito del Signore che ci chiama, come ancora profetizzò Isaia, a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Queste parole si sono compiute in Gesù, nato oggi a Betlemme. Accogliamolo, apriamo il cuore a Lui, il Salvatore. Apriamo il cuore a Lui, il Salvatore, che è il Principe della Pace. Angelus Domini, nuntia vis Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tu, incarnazione, coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Dei. Requiescant in pace. Amen.